Goat Simulator, la cosa più bella successa dall'invenzione dei video di gatti. Dopo simulatori del calibro di Street Cleaning Simulator e Forklift Truck Simulator, ecco un altro simulatore assolutamente stupido. Solo che quelli che ho citato prima sembrano quasi fatti in maniera seria. Questo ovviamente è un titolo che non si prende troppo sul serio. La descrizione ufficiale è che sia un gioco stupido, com'era? Stupido, piccolo e rotto. Ma a noi non ci frega niente delle descrizioni, perché possiamo essere in questo gioco una capra e giocare come tale. Quindi andiamo senza parlare oltre a giocare. Io dunque non ho mai giocato a questo gioco, quindi non so bene come funzioni. I tasti, boh, sto usando WASD, e per saltare ho premuto la barra spaziatrice. Vabbè, questo è una sorta di tutorial, ecco, insomma. Quindi siamo una capra e perché la lingua è così? Non sono sicuro che le capre abbiano questo tipo. Forse. Ah, ok, abbiamo già ucciso un tizio. Ehi. Vabbè, succede. Se la gente muore, ecco. Ma noi dobbiamo andare avanti. Quindi potremmo, per esempio. Ehi, ehi. Perché è pieno di stupide capre? Oh, c'è una. Ah, quindi con il click del mouse possiamo fare dare una testata. No, uffa, non riesco. Sono troppo stupido per salire queste scale. D'altronde avrei saputo che le capre non salgono. Allora, ci siamo quasi. In realtà io non so cosa dobbiamo fare in questo momento. Oh, c'è un trampolino, sì! Tutti hanno i trampolini, comprese le capre. Bene, siamo arrivati alla distanza che knocking easy. Allora, come si fa a posare un oggetto? Non so. Voglio dire, avessi mai immaginato che una semplice capra può fare cose. Capra può fare cose del genere? No, io no. Eppure, questa è la realtà. Infatti questo è un simulatore realistico, non c'è nulla di inventato. Quindi allora dobbiamo mandare un oggetto via. No! Vabbè, vabbè, ma le capre non si fanno, ecco, intimidire da queste cose. Oh, qua c'è della gente che fa qualcosa. Io direi che sono cosa? Sì, il cibo a forma di pene è un problema molto molto toccante, direi. Ma uccidiamo le bam bam, muori. Io faccio tutto il cibo a forma di pene che mi pare. Ah, bam. Anche tu credevi di essere scappato. Bene, vabbè. Quindi credo che, ecco, questo sia il modo migliore per risolvere il malcontento del pubblico e le proteste. Bene, abbiamo fatto una combo. Stiamo facendo dei punti che io non so boh. No, non ho idea di come. Vabbè. Cose. Succedono cose, ecco. Qua c'è un cronometro. Wow! No, l'ho mancato. Non sono capace. Salta bella capra. Ma sì, ma sì. Allora, possiamo leccare la roba con E. E con Q facciamo la roba. Aiuto. Punti. Allora, come si fanno i punti? Non lo so. Io direi di
ecco, qua, ah, ancora questi qua con questa protesta, ancora non avete capito che... Ah, beh, allora questo credo che sia... Ma è incredibile, cioè, ma perché dovresti rinchiuderti in un angolo quando c'è una capra impazzita? Voglio dire, ma arrendi. Pure prova a scappare. Allora, vediamo se leccando questa roba... Ehi, ehi, boom, ehi, ehi, ehi. Faccio causa. Come funziona il ragdoll? Vabbè, ragdoll è... Boh. Cosa è accaduto? No, ragdoll è tipo quelle bamboline che premendo il pulsante si afflusciavano tutte. Oh, la mia lingua è attaccata a qualcosa. E... 7.000... È un buon punteggio? No, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Vabbè, comunque sia, questo gameplay sta venendo molto random. Perché? Perché questo è un fottuto gioco su una capra che fa cose a caso, ecco, quindi cioè non aspettatevi cose intelligenti o nient'altro. Ma cosa sono imbarazzato? Quindi, ecco, gameplay random, su un gioco random, ecco, mi sembra appropriato. D'altronde insomma è una capra, le capre amano divertirsi con cose a caso. Allora dobbiamo fare una backflip, quindi io direi di saltare e poi magari no, salta di più, salta meglio, salta più preciso. Allora ancora, ancora e poi wow. Ruotando la visuale di sicuro non... Ma... uno dei gameplay più scarsi che abbia mai visto. Però siamo arrivati a uno scivolo. E come si sa, gli scivoli sono belli. Andiamo su. Ah, ma è uno scivolo con dell'acqua. Guarda, lo sta anche bevendo. Oh, oh. Beh, ecco, mi sembra piuttosto chiara la funzione di questo comando e... Wow, giù per lo scivolo! Wow. Mamma mia! Che spettacolo. Pam. Se la macchina fosse esplosa sarebbe stato tutto molto meglio, ma ecco, dobbiamo accontentarci di quello che il mondo ci offre senza pretendere... troppo, ecco. Oh, quello lì sta andando come un matto, rincorriamo. Ma c'è sempre un... Cosa non vedo? Che ti vedi? Oh, lì c'è una persona. Ma che cosa sta facendo questa capra? Ma che te... mi dispiace, è stato il... Cioè, guarda, ma neanche si ferma, ha investito una persona. Ehi, ehi, fermati, amico. Adesso lo rincorro. Non si fa così. Oddio! Sto pazzo omicida continua ad andare avanti. Non c'è un'accetta. Abbiamo leccato un'accetta. Io non credo che... Allora, leccando le cose ce le attacchiamo, no? E poi prima salire in alto. Io voglio andare in alto. Io voglio volare. E le capre volano, quindi non capisco perché in questo gioco non dovrei poter volare. Quindi andare più in alto possibile. Bam! Muori! Auto esplodi! Bam! Incredibile come le corna di una capra possano... possano essere così distruttive. Oh, entriamo in questa casa magari. Perché queste persone stanno avendo un pranzo troppo tranquillo. Adesso. Per favore. Ehi, ehi. Forse non possiamo
Ma sì, entra, ma dai, fammi entrare, ehi, per favore. Lo chiedo per favore. Vabbè, entriamo dalla porta, giustamente le persone civili e le capre entrano dalla porta. Allora, buongiorno. Oddio, oddio. Ma che... Ehi, 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 ehi. C'è tuo marito morto. Cosa... E questa sta ferma così. Ma ehi, cioè, ehi, non dito. Io non ho parole. Io mi sento in dovere di ecco, andare a chiamare qualcuno. Ehi, ehi, amico. Ehi. C'è la signorina lì sotto. Ehi, non grattarti il culo mentre... Allora, c'è la signorina lì sotto. Per favore, mi segui. Ma che? Vabbè, andiamo. Vabbè. Andiamo via, perché forse è meglio. Io ecco, cioè io ero ero da un'altra parte. Babam! Oddio! Bene, Michael Bay. Mamma mia. Voglio dire, altro che carri armati, armi chimiche. Oh, ma è resuscitato. Oh, complimenti, No, scusa. Stavolta non l'ho fatto apposta. Cosa? Ma ha parlato? Ma è ancora vivo? Oddio, si crea le contrazioni. Degli spasmi. Meglio scappare, così non ci dicono. Sono pazzo, mi figlio, un altro. Vabbè. Quindi... Oh, qua c'è un sito di costruzioni. Devi sapere che in realtà io sono un ispettore, quindi devo fare un controllo di sicurezza sulle misure di sicurezza. Ecco, questa per esempio non è una misura di sicurezza applicata come si deve, ecco. Io non so come si fa un flip. Qua mi dice a sinistra flip in easy, ma io non... No. Andiamo avanti nella nostra ispezione. Ecco, per esempio questa bicicletta mi sembra molto poco sicura, perché... mi sembra molto poco su. Ma perché sta facendo così? Ma io non ho parole. Adesso queste le porto come prova all'ispettore capo, ecco, perché non si è mai vista un sito di costruzione con delle macchine arcade. Comunque io vorrei poter tirare roba alla gente. Cioè, adesso mi trascino questa cosa. Ma oh, ancora. Ma giocate un videogioco. Guarda, guarda, l'ho portato qua. Guarda. Vieni qua. No. Non fate così. Perché si impauriscono? Guarda, quella lì è scappata. Cioè, guarda, questi qua si stanno divertendo un mondo. Che state? Vabbè. Cioè, ognuno poi impiega il tempo come più gli piace, ecco, però... Ah, è quella... è scappata prima... Ehi, tutto a posto? Ah, non sto muovendo i piedi a tempo, quindi va bene. Oh, c'è il nostro amico di nuovo! Sta cuocendo della carne. Spero che non sia della carne di capra! Perché altrimenti sarebbe un... problema. Io voglio correre piuttosto. È un problema. Gli assassini di capre, io non ho parole. Cioè, dopo tutto quello che ho fatto per quell'uomo. Oh, qualcosa sta bruciando. No! Che stai facendo? Volevo far bruciare le cose. Oh, via! No, ancora. Wow. Se non era un... Se non ho fatto un... Fuochi d'artificio. A chi non piacciono i fuochi d'artificio? Non a questa gente morta, ecco, devo dire. Devo dire di no. Oh, c'è un'amica capra. Ciao, amica capra. Mettiamoci a vicenda. Adesso siamo attaccati per sempre nel sacro vincolo
della leccatura capresca. Andiamo in giro. Ehi, andiamo in giro. Ehi! Ehi, ehi, ehi! C'è qualcuno qui che si è dato da fare per questo rapporto, non so se mi spiego. Eh? Niente? Incredibile. Ma come ho fatto a sparare? Forse salire su quella gru potrà risolvere i miei problemi matrimoniali. Come si sale? Devi salire. Ehi. Le capre non possono salire le scale, da quel che so. Cioè, non quelle a pioli. Non è vero? Ah, invece sì! Basta inserire la testa nel piolo e poi si gira e funziona perfettamente. Guarda quanto si... Ehi! C'è un tizio, ma... Cosa sta facendo con quella donna sul tetto? Non la starà mica... minacciando di qualcosa, perché in questo caso è l'ora del supereroe capra che lo centrerà in pieno. No. Ehi, amico. Ah, yeah. Ehi, che stai facendo con questa donna, eh? Potrei restare così per minuti e minuti. Senti, ehi, ti ho salvato la vita, sei un'ingrata. Quel tizio stava per violentarti o qualcosa del genere. Vieni con me, ti porto al sicuro. Fidati di me. Fidati. So quel che faccio. Andiamo. Ma guarda che paesaggio che fanno. Ehi, aiuto, ehi, c'è qua. Ehi, wow. Ma che incivile. Sono tutti incivili in questa città. Io me ne vado. Non serve che lo faccia anch'io. C'è già il gioco che lo fanno. Ehi. Amico, scendi da lì, è pericoloso. Che cos'era quel rumore infernale? Ok, ho troppa paura. Ma che figo! Come si usa il jetpack? Con R! Muori, mondo. Sono una capra col jetpack. Nulla può! Nulla può nulla contro di me. Ehi. Allora, come si vola? Ehi amico, guardami, sono una capra con un jetpack. Io credo che da questo gioco possiamo tutti trarre una lezione importante per le nostre vite, che quando c'è una capra con un jetpack è meglio cambiare strada. Ancora qui a protestare. Ma ragazzi, ci sono due cadaveri lì di fronte. Cioè ci sono due cadaveri lì di fronte. Qui, guardali. E voi state qua a sindacalizzare sul cibo a forma di pene. In Comic Sans, tra l'altro. Me ne ho accolto la prima volta. Questi qua meritano una pena dell'inferno. Che sono più forti. Credete di sfuggire all'ira della mia capra? Cioè io sono una capra, quindi sfuggire alla mia ira. Ehi, morite tutti! Sono nuovo! Potete morire tutti soffrendo avidamente.
to wait. Guarda che le capre non sono come me. Non so. Bring it to the world! Space! Sono arrivato tipo al limite della mappa. Sì, mi piacerebbe muovermi. Ecco, così mi muovo! Ma che cavolo! Ma non c'è più rispetto per le capre, ecco. Io direi che il tizio lì merita di morire sotto. Voglio solamente uccidere questo tizio dannato che continua. Ma che cazzo stai facendo? Ok, cioè sei bravo, sai girare, cioè sai fare le curve. Ora non sono sicuro che quello sia da manuale di guida, però cioè chi sono io per dirlo, se non una capra con un jetpack senza patente. Quello che conta però è che voglio farti morire male proprio. Manca la precisione a questa capra, ecco cosa. Muori male. Probabilmente il resto del gameplay sarà, ecco, giusto per far morire questo tizio. No. No, in realtà no. Perché in quanto capra adulta, ecco, io so che bisogna andare avanti, non lasciarsi il passato alle spalle. E quindi torniamo a uccidere perché sono già. Allora, modi per ucciderlo, modi per ucciderlo. Ma intanto uccidiamo i suoi amici del cazzo. Tipo questo. Che cosa fai? Cosa, tutti stanno guardando quello lì e tu sei qua? Esplodi, muori. E voi pure, che cosa state facendo? Ehi, il vostro amico è morto e continuate a ballare così come niente fosse. Cioè, ho capito che quello è bravo, va bene. Non riesco neanche a ucciderlo, ma non avete un cuore. Questa città è la peggiore città del mondo. Ma lì c'è scritto Low Gravity Testing Field. È un campo a gravità bassa. E cosa vuol dire? Andiamo a vedere. E come stimola la curiositas questo gioco, no? Che ti ritrovi in questo mondo libero di fare quello che vuoi, senza, ecco, limiti imposti da una morale o qualsivoglia cosa. E quindi poi si può lasciare libera la propria curiositas, ecco, nel senso chiaramente latino. Bello di questo termine e esplorare il mondo, oserei dire in modo galileiano, no? Fuck the police! Guarda qua, sono entrato nella vostra stupida cosa, anche con un jetpack. Bene, adesso devo entrare proprio dentro, però. Rialzati su, amico. Comunque io voglio, cioè, altre skin per la capra. Ah, bam! Ho finto. Bene, allora, che cosa c'è in questo coso? C'è una macchina che giustamente si fa esplodere. C'è una bicicletta verde mela che ho tutto il mio. Allora, entriamo qui dentro. Sono sicuro che qua si può entrare in qualche modo. Facciamo le persone civili. Seguiamo. No, di qua no. No, allora, intanto qua c'è una pista da skate più o meno. Rector skate. Ah, sono diventato tipo viola. Allora, attenzione, siamo diventati ragdoll, no? Come funziona questo? Che uno si lascia andare e va su e giù. Ora la velocità lascia un pochino a desiderare, quindi. Oh! Ah, allora, attenzione, siamo arrivati su. Io adesso voglio entrare qui dentro e forse finalmente da qui. Eccoci! Allora possiamo tipo
Levitare. Oh, guarda! Persone di scienza. Persone di scienza. E io un jetpack, me ne frego della vostra gravità. Ha! Wow! Andiamo a rompere. A quelle persone di scienza. Voglio fargli male. Ha anche fuori una discreta quantità di violenza. Di rabbia represa, non lo so, lo volete un po' voi, oddio. Cosa è successo? Non vedo più neanche cosa. Ecco perché. Aiuto! Aiutate! Guardate in che condizioni mi avete mandato. Allora, sto prendendo punti a caso. Allora, un jetpack risolve sempre tutto. Questa ecco, è la metafora della vita. Vabbè, abbiamo fatto un po' di punti. Ora, io non so da quanto tempo sto registrando. E forse... che faccio qui? E forse avrei dovuto tenerne conto, ecco. Facciamo così. Adesso io metto in pausa e vediamo quanto lungo ho fatto il video finora. Se è troppo lungo, mezz'ora. Ok, è stato lungo. In ogni caso, se siete arrivati a questo punto del video, avete compreso che è durato mezz'ora. Quindi non c'è bisogno che ve lo ripeta. In ogni caso, direi che un video su un gioco così stupido, cioè oltre la mezz'ora, io direi che non vi annoio. Anche perché il nonsense è bello, con moderazione a volte. O forse no, o forse potete anche guardare 3 ore di fila di capre. Ma non in questo caso, a meno che non mettiate il video in loop. Ora, invece di dire stupidate, direi che è il caso di concludere questo video. Allora, questo era Goat Simulator. Non so se questo è l'ultimo gameplay che farò di Goat Simulator. Non so che altri video ho in programma, o almeno so che idee ho, ma non so quali attuerò nel pratico. Il canale, vedo che gente continua a iscriversi, sono molto contento. In ogni caso, questo era Goat Simulator. Se vi è piaciuto, se volete vederne ancora, potete lasciare un commento o mettere mi piace al video, condividerlo soprattutto se anche voi volete diffondere l'amore per le capre, che direi che è uno degli animali che preferisco, potremmo dire allo stesso livello dei lama. Oh, that kills people. Mai ovviamente quanto i gatti, ma questa è un'altra storia. E niente, siamo arrivati a 40 minuti di video, secondo me. Quindi, au revoir. E mi raccomando, attenti quando le capre si leccano in questo modo.